Facebook, così poi abbiamo anche la registrazione, si può rivedere in modo di seguire sia il testo sia la pratica. Vajrasattva, una delle pratiche più importanti per la purificazione del karma, recitarlo crea un miglioramento della propria condizione di vita, anche nelle condizioni, nelle situazioni positive, si trovano sempre delle soluzioni un po' più adatte per risolvere anche i problemi della quotidianità, e si può anche bloccare gli effetti delle azioni negative, anche scongiurarle, evitarle con la pratica costante di almeno 3 mantra al giorno. Questo aiuta a questo tipo di beneficio. Se recitando 100.000 mantra del mantra di Vajrasattva si pulisce tutto il karma. Si ha anche una garanzia che è un grande beneficio di qualità, e poi potremo avere nelle prossime vite una condizione migliore, favorita. Allora, nella pratica di Vajrasattva è comunque rivolta verso il nostro karma, le nostre azioni svolte sia in modo inconsapevole e negativo, e quelle consapevolmente fatte con per l'effetto dei veleni mentali, odio, ignoranza, attaccamento, gelosia, questi veleni che ci fanno fare delle azioni negative che hanno poi un risvolto con un risultato di sofferenza. Quindi, prendendo la presa di rifugio nei 3 gioielli, Buddha, Dharma, Sangha, e con lo sviluppo del pensiero positivo e il cuore della compassione, con la bodhicitta, prima della visualizzazione della pratica di Vajrasattva, Dorje Sempa in tibetano, prima di ogni purificazione, comunque, come la pratica preliminare, si sviluppano i 4 poteri opponenti delle azioni negative. Il primo potere è quello dell'oggetto, che consiste nel prendere rifugio e generando bodhicitta. Si prende rifugio nei 3 preziosi gioielli, nel maestro, nell'insegnamento, il maestro Buddha, l'insegnamento, il Dharma, e nei preziosi amici spirituali che sono il Sangha, che stanno con noi e che perseguono l'insegnamento e il sentiero verso l'illuminazione. Quindi si prende rifugio, poi si genera bodhicitta, sentendo compassione, buon cuore verso tutti gli esseri senzienti, il primo stadio. Il secondo potere potente è dell'applicare il rimedio alle nostre azioni svolte negative in passato che creano sofferenza a noi e agli altri. Questa pratica consiste nel considerare positive le azioni e comunque fare in modo che queste azioni negative, di proporsi di non commetterle più, quindi si genera il pensiero opponente alle azioni negative, quindi ci si pente di quello che sono i nostri errori e si genera la decisione opposta di essere positivi per noi stessi e per gli altri, applicandone i rimedi, come per esempio meditare, recitare dei mantra, tutto quello che è positivo e che comunque ci crea una forza di benessere, di stare bene con noi, con gli altri e con le nostre azioni. Quindi questo poi avrà un risvolto nella nostra vita. Il terzo rimedio è nel pentirsi dopo aver visto l'effetto negativo e di chiudere queste azioni benedicendole, dicendo ciao, e lasciando il posto a quelle che ci fanno star bene, che comunque creano il positivo sia per noi che per gli altri. Con il quarto opponente è la risoluzione di non commettere mai più le azioni dannose come metodo essenziale per purificare la mente. Quindi con questo proposito che si ha in mente prima di fare la pratica, si crea quindi questo potere opponente, si crea la motivazione del sentiero, della pratica, del Dharma, si inizia la sadhana con la presa di rifugio e la bodhicitta e la compassione, sviluppare il buon cuore verso tutti gli esseri senzienti. Namo Gurubhye, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya,
Namo Guru Bien, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Guru Bien, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya. Sanghe Chodan Sanghi Chonamla Chanchun Badu Dani Kyasuchi Tanghi Jizan Ki Peso Nanki Drola Perci Sanghe Tu Parshu Sanghe Chodan Sanghi Chonamla Chanchun Badu Dani Kyasuchi Tanghi Jizan Ki Peso Nanki Drola Perci Sanghe Tu Parshu. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni posso ottenere lo stato di Buddha per beneficio di tutti gli esseri senzienti. Generiamo le quattro meditazioni illimitate. Sen chen tan che de wan dan dun de wa chu chi. Sen tan che du ga dan dun wa yin yu dan le wa gyu chi. Sen tan che du ga me pe te wa ta mi te wa gyu chi. Sen tan che ye ri chan dan gin dan te we tan to la. Ne pacu ci. Possano tutti gli esseri senzienti avere la felicità e la sua causa. Possano tutti gli esseri senzienti essere liberi dalla sofferenza e dalla sua causa. Possano tutti gli esseri senzienti essere inseparabili dall'estasi priva di dolore. Possano tutti gli esseri senzienti dimorare nell'equanimità libera da pregiudizi, dall'avidità e dall'odio. Purificazione del luogo e trasformazione delle offerte. Tan cedo ni zan shita sen kala zome pada lan ti dan jan ben do rei lan shi jan po ne gyu chi. Landa mi hi chom pede, non su giandan din chidru, kun sa chom tri la mame, kame kam tu gyan yu chi. Possa la terra diventare pura senza asperità o spine, fino a essere morbida come il palmo della mano di un bambino, liscia in natura come i lapislazzoli. Possano le offerte degli dèi, degli umani, quelle fatte effettivamente, quelle visualizzate mentalmente, come pure le nuvole, le offerte del Supremo Bodhisattva Samantabhadra, pervadere l'espansione dell'intero spazio illimitato. Mantra delle offerte. Om Namo Bhagavate Bensa Sava Pramandane Tathagataya Jate Sam Sambuddhaya Tayata Om Benze Benze Ma Benze Ma Tenza Benze Ma Vidya Benze Ma Bodhicitta Benze Ma Bodhibandopa Sankramana Benze Sava Karma Avarana Bishodana Benze Suva Konchon Sungi Depada Sanghe da chan chun senpa, tan chen jing jing lao da, son yi yu su ju pe yang san chen po dan chen ki hi, nan pa dan chi san ki mi, tan pe dun hi den shin dun ju chi. Per il potere della verità dei tre gioielli e per le perfezioni di tutti i Buddha e Bodhisattva, come pure del grande sforzo generato dalle due accumulazioni dal potere del puro inconcepibile Dharma Dhatu, possono queste offerte diventare reali.
di fronte a noi, Guru Buddha, si assorbe nel nostro capo e appare la visione di Shunyata. Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha. Nello spazio sul nostro capo appare la lettera Pan, bianca. La lettera si scioglie e si trasforma in un loto bianco con 8 petali, candidi e bianchi luminosi. Al centro del loto appare la lettera A, bianca, che si scioglie e si trasforma in un disco di luna. Al centro del disco di luna appare la lettera Un, bianca, in piedi, in mezzo al disco di luna. La lettera Un si trasforma in un dorje, in piedi, sempre sul disco di luna. E nel centro del dorje c'è la lettera Un piccola, sempre bianca. Il dorje, sciogliendosi, si trasforma in Vajrasattva, dorje sempa, bianco. Nel cuore spunta un disco di luna orizzontale, bianco, luminoso. Al centro c'è il disco della lettera Un in piedi, che emana raggi di luce in tutte le direzioni, espandendosi in ogni luogo, piano piano fino a riempire tutto l'universo. I raggi di luce chiamano in ogni luogo i Buddha e gli esseri di saggezza che appaiono infiniti come fiocchi di neve in una tempesta. Tutti i Buddha si assorbono in Vajrasattva, con la saggezza e l'illuminazione e la potenza di tutti i Buddha. Ta-hum bam-oh. Dall'Om altri raggi di luce vanno in tutte le direzioni, infiniti luoghi, a chiamare gli esseri illuminati, i Tathagata, che vengono tenendo in mano un'ampolla ricolma di amrita. I Buddha stazionano intorno a Vajrasattva, le ampolle si unificano in uno, il Buddha versa il contenuto dell'ampolla dentro il capo di Vajrasattva. L'amrita è bianca e luminosa come il sole, spessa come lo yogurt, ricolma completamente Vajrasattva, come una bottiglia, dal basso verso l'alto. Sul capo si forma una sporgenza e dentro si forma un altro Vajrasattva piccolo, dove gli esseri di saggezza, i Dheni Buddha, si riassorbono. Gli esseri di saggezza e Buddha si visualizzano nella stessa forma di Vajrasattva. Facciamo una preghiera. Guru Vajrasattva, ispirami affinché io possa purificare da tutti i karma negativi accumulati da tempo senza inizio. Dopo aver pregato così, Vajrasattva sul nostro capo è molto soddisfatto della nostra richiesta e dalla Om al cuore si irradiano infiniti raggi di luce che purificano gli esseri viventi da tutte le azioni negative appena vengono toccati da questi raggi. I raggi ritornano al cuore di Vajrasattva e il suo corpo diventa più luminoso e glorioso di prima. Dal cuore di Vajrasattva c'è un disco di luna con sopra lettera Om e intorno alla Om in senso orario ci sono le lettere del mantra, luminose come di cristallo, che girano come una mala. Mentre si recita il mantra, l'amrita fluente bianca, densa, radiosa e fresca, fluisce dentro il nostro capo. Mentre recitiamo il mantra, tutte le ostruzioni mentali vengono spinte verso il basso dal nostro corpo, la parte inferiore del corpo, sotto forma di sostanza nero sporca, e come animali, topi, ragni, cose molto spiacevoli che escono dalla parte inferiore del corpo. E vengono scaricati in una fessura che è sotto di noi, un'apertura. Alla fine si pensa, dopo aver rifinito la recitazione, tutto questo karma è completamente purificato dal karma negativo accumulato da tempo senza inizio e viene disintegrato, si dissolve, chiudendosi in questa fessura sotto il nostro capo. Poi verrà sigillato con un doppio bhoji. Quindi visualizziamo questo mantra che pulisce e tutte le nostre negatività vengono assorbite in questa fessura, questa spaccatura sotto il nostro sedile.
eliminiamo tutte le nostre oscurazioni gravi, pesanti, grossolane. Poi ci sono tre fasi della recitazione del mantra. Questa è quella più grossolana, in cui è anche una pratica di lunga vita, anche di purificazione del karma. E finito la recitazione della prima fase, poi chiudiamo sigillandolo con un doppio dorge. Poi, nella seconda recitazione, vediamo le negatività più difficili da trovare sotto forme di nube nera. Nel corpo di Vajrasattva fluisce nuovamente Amrita bianca, che entra nel nostro capo riempiendo il corpo dal basso verso l'alto questa volta. Questo riempie come un vaso. L'Amrita spinge le negatività fuori dal capo sotto forma di liquido nero. Alla fine si pensa che questo viene completamente ripulito. Tutte le negatività sottili, come l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, l'odio, tutti i pensieri negativi che spesso inquinano la nostra vita, togliamo. Tutto questo viene eliminato con questo fumo che esce dalla sommità del nostro capo. Poi c'è una terza recitazione del mantra di Vajrasattva, in cui ancora le negatività ancora più sottili, che sono sotto forma di oscurità, di buio. Mentre si recita il mantra, si immagina che, come quando accendiamo la luce in una camera, improvvisamente queste negatività scompaiono come quando accendiamo la lampadina e togliamo il buio e vediamo tutto nella stanza. Per le negatività più sottili, meno tangibili, che comunque ci sono nella mente e che purifichiamo in questo modo. E si focalizzano così chiaramente gli oggetti che ci sono. Vajrasattva ora osserva noi estremamente compiaciuti alla fine della recitazione e quindi faremo queste tre fasi di purificazione. Magari mettiamo tipo recitazione 1, poi facciamo recitazione 2 e recitazione 3. Con la recitazione 3 si può anche recitare solo tre mantra, e poi magari possiamo anche simulare la nostra visione, come quando abbiamo gli occhi chiusi e quando apriamo e che scompaiono le nostre oscurazioni mentali. Il mantra. Om Vajra Sattva Samaya, Benza Sattva Samaya, Pratica Benza Sattva, qui è scritto leggiamo nell'altro modo perché qui è scritto nell'altro modo. Prendiamo quello che c'è su tela bianca, è scritto più chiaro. Potete leggerlo anche perché poi si memorizza. C'è anche la formula breve: Om Benza Sattva Om Vajra Sattva Ahum. Con Vajrasattva Samaya, qui è scritto bello chiaro. È scritto sia in sanscrito che in tibetano. Om Benza Sattva, Om Vajrasattva. È uguale come ognuno può scegliere o Vajrasattva o Benza Sattva, che è uguale comunque, secondo come viene meglio recitarlo. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva teno patishta dido me bava Suto kayo me bava Supo kayo me bava Anurato me bava Sarva siddhi me prayasa Sarva karma sutta me Chitan shriyam kuruhum Ha 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 ho bhagavan Sarva tathagata Vajramame munsta Vajra bhava Mahasamaya sattva ahumpe Om Vajra sattva samaya manupalaya Vajra sattva teno patishta dido me bhava Suto kayo me bhava Supo kayo me bhava Anurato me bhava sarva siddhi me prayasa sarva karma sutta me shitan shriyam
kurum ha 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 ho bhagava sarvata tagata vajra mame musta vajra bhava ma samaya satva aumpe om vajra satva samaya manupalahaya vajra satva teno patishta didume bhava Sutto kayo me bava, supo kayo me bava, anurato me bava, sarva siddhi me prayatsa, sarva karma sutta me, shitan shriyam kuruhum, ha 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 ho bhagavan, sarva tata gata, vajrama me musta, Vajra bhava ma samaya sattva ha umpe Om vajra sattva samaya manupalahaya Vajra sattva teno patista dido me bhava Sutto kayo me bhava supo kayo me bhava Anurato me bhava, sarva siddhi me prayatsa, sarva karma sutta me, shitan shriyam kuruhum, ha 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 ho bhagavan, sarva tata gata, vajra mame mushta, vajra bhava maha samaya sattva ha umpe. Om vajra sattva samaya manupalahaya vajra sattva teno patista dido me bhava sutto kayo me bhava supo kayo me bhava anurato me bhava sarva siddhi me prayatsa sarva karma sutta me Shitan shriyam kuruhum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava maha samaya sattva ha umpe om vajra sattva samaya manupalahaya Vajra sattva teno patishta didu me bhava Sutto kayo me bhava supo kayo me bhava Anurato me bhava sarva siddhi me prayatsa Sarva karma sutta me shitam shriyam kuruhum Ha 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 ho bhagavan Sarva tata gata, vajra mame musta, vajra bhava maha samaya sattva ha umpe. Om vajra sattva samaya manupalahaya, vajra sattva teno patishta didu me bhava, sutto kayo me bhava, supo kayo me bhava, Anurato me bhava sarva siddhi me prayatsa sarva karma sutta me shitan shriyam kuruhum maha ha ha ho bhagavan sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava ma samaya sattva ha umpe Visualizziamo che tutte le negatività pesanti vengono sigillate sotto il nostro corpo, vengono completamente eliminate. C'è un doppio dolce che sigilla la fessura sotto il nostro sedile. Ora visualizziamo la purificazione delle negatività più sottili sotto forma di nube nera che esce dalla sommità del capo. Om vajra sattva samaya manupalahaya vajra sattva teno patishta didu me bhava sutto kayo me bhava supo kayo me bhava
Anurato me bhava sarva siddhi me prayasa sarva karma sutta me chitan shriyam kuru ha 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 ho bhagava sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava mahasamaya sattva ha ha humpe Om Vajra Sattva Samaya Manu Palahaya Vajra Sattva Teno Patishta Dido Me Bhava Sutto Kayo Me Bhava Supo Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayas Sarva Karma Sutta Me Chitan Shriyam Kuruhum Aha ha ha ho Bhagavan Sarva Tata Gata Vajra Mame Musta Vajra Bhava Mahasamaya Sattva Ha Ha Umpe Om Vajra Sattva Samaya Manu Palahaya Vajra Sattva Teno Patishta Didu Me Bhava Sutto kayo me bhava, supo kayo me bhava, anurato me bhava, sarva siddhi me prayat, sarva karma sutta me, chitan shriyam kuruhum, ha 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 ho bhagavan, sarva tata gata, vajramami musta, Vajra Bhava Mahasamaya Sattva Ha Humpe Om Vajra Sattva Samaya Manu Palahaya Vajra Sattva Teno Patishta Dido Me Bhava Sutto Kayo Me Bhava Supo Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayasa Sarva karma sutta me shitan shriyam kuruhum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava mahasamaya sattva ha ha humpe Con la terza recitazione del mantra visualizziamo che come quando si accende la luce in una stanza buia si vede tutto chiaro, così anche le negatività sottili della mente vengono purificate dal nettare del mantra di Vajrasattva. Om Vajra Sattva Samaya Manu Palahaya Vajra Sattva Teno Patishta Dido Me Bhava Sutto Kayo Me Bhava Supo Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayas Sarva karma sutta me chitan shriyam kuruhum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava mahasamaya sattva ha humpe om vajra sattva samaya manu palahaya Vajra Sattva Teno Patishta Dido Me Bhava Sutto Kayo Me Bhava Supo Kayo Me Bhava Anurato Me Bhava Sarva Siddhi Me Prayasa Sarva Karma Sutta Me Chitan Shriyam Kuruhum Ha 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 Ho Bhagavan Sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava mahasamaya sattva ha ha humpe Om vajra sattva samaya manu palahaya vajra sattva teno patishta dido me bhava
Sotto Kayo me baba, sopo Kayo me baba, anurato me baba, sarva siddhi me prayatsa, sarva karma susa me, chitan shriya korohum, ha 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 ho bhagava, sarva tata gata, vajra mame musta. Vajra Baba Maha Samaya Sattva Aum Om Vajra Sattva Samaya Manu Palaya Vajra Sattva Teno Patishta Dido Me Baba Sutto Kayo Me Baba Supo Kayo Me Baba Anurato Me Baba Sarva Siddhi Me Prayatsa Sarva karma sutta me chitan shriyam kuruhum ha 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 ho bhagavan sarva tata gata vajra mame musta vajra bhava maha samaya sattva aum pe. Qui possiamo fare anche la purificazione degli elementi. Eho shude shude soa, yamo shude shude soa, ramo shude shude soa, lamo shude shude soa, bamo shude shude soa, e yana lamba shude shude soa. Eo shude shude soa, yamo shude shude soa, ramo shude shude soa, lamo shude shude soa, bamo shude shude soa, e yara lamba shude shude soa. Om Vajra Sattva Aum Pe Soa. Om Vajra Sattva Aum Pe Soa. Om Vajra Sattva Aum Pe Soa. Vajra Sattva, ora osserva, inseparabile dal nostro guru radice, ci osserva e ci dice compiaciuto, figlio mio, sei completamente libero da negatività. Dopo di ciò, gli esseri di saggezza invitati ritornano alla loro dimora naturale, Benzammu, mentre il guru da dice, sempre nella forma di Vajrasattva, diventa della grandezza di un pollice, entra nella sommità del nostro capo, discende tramite il canale centrale, viene a depositarsi nel loto del nostro cuore. Rimaniamo così inseparabili con le stesse qualità e natura del nostro guru Buddha. Dedichiamo l'energia positiva di questa pratica affinché un giorno possiamo veramente eliminare qualsiasi karma negativo ed essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti. Ngewa dihi nyurduda dorje sempa jugyune dhruva chinja malupa Dei sala gopasho Chan chun san chorin poche Magye pa nan gen gyu chi Nyen pa nyan pa me pa ya Gon ne gon du pel vashu
Nimo delle sandele, nime guian delle scini, tanto delle pe, concio sun chi cinghido, concio sun chi no druso, concio sun chi tascio. All'alba, al tramonto, la notte durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci a ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.